Come organizzazione sindacale sicuramente siamo vicini ai colleghi di Palermo e alla popolazione palermitana per quanto è successo ieri. Da anni come USB Vigili del Fuoco Sicilia rivendichiamo che senza prevenzione, previsione e messa in sicurezza del territorio, oltre ad investire economie sul soccorso tecnico urgente, sicuramente i danni causati sia dagli incendi che dalle bombe d'acqua, ricordiamo che più volte abbiamo detto che a causa del clima antropico e del clima tropicale che ormai si abbatte sulla Sicilia, serve investire sicuramente su altri tipi di attrezzature, sul personale, sulla formazione del personale e sicuramente serve investire sul territorio perché senza la messa in sicurezza del territorio con economie non indifferenti per la salvaguardia e la sicurezza della popolazione, purtroppo di questi eventi ne stanno capitando molto spesso e di frequente. Ricordiamo quanto è successo 2 anni fa, sia nel territorio palermitano, dove hanno perso la vita circa 10 persone, e a Palagonia c'è stata una forte alluvione che ha causato tantissimi danni. Noi come Vigili del Fuoco siamo sicuramente sempre al servizio della popolazione, però ahimè noi non possiamo sdoppiarci, dobbiamo decidere sempre chi dobbiamo salvare e chi deve aspettare. Perché siamo veramente pochi e per arrivare alle sezioni operative dalle altre province si impiega tempo, ci vogliono le attrezzature necessarie che spesso e volentieri purtroppo non abbiamo. Si sta investendo sulle sezioni operative, sull'acquisto di attrezzature alluvionali, sull'acquisto di attrezzature per ricerca sotto le macerie, però non si può più aspettare. Si deve investire, lo chiediamo alla politica quella delle pacche sulle spalle, non si può giocare sulla vita e sulla sicurezza sia della popolazione che dei soccorritori.